Nominare un nuovo commissario straordinario non serve. Per i movimenti per l'acqua e il forum H2O, per risolvere il problema Gran Sasso, messa in sicurezza del tunnel e dei laboratori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, basta far rispettare le norme esistenti. Riteniamo che non ci sia alcun bisogno di un commissario, perché in passato il commissario c'è stato, purtroppo ha speso milioni di euro senza arrivare a delle misure di sicurezza, diciamo, concrete, e per cui temiamo che la richiesta di commissariamento si traduca semplicemente in un rallentamento delle azioni che invece si potrebbero mettere in alto e che sono già previste, come d'altra parte viene richiesto dalla Procura di Teramo. È dal 2006 che la Regione dovrebbe approvare una carta di salvaguardia delle acque che impone determinate misure, eccetera. E questa carta è pronta, sappiamo che è pronta e giace nei cassetti della Regione, ma nonostante anche nostre iniziative e manifestazioni non vede la luce, non vede l'applicazione. L'Istituto di Fisica Nucleare dovrebbe rimuovere in realtà, perché gli è stato chiesto e ingiunto di rimuovere le sostanze pericolose che adopera per gli esperimenti e rinunciare agli esperimenti incompatibili con la normativa vigente. Data la posizione appunto dei laboratori e dei tunnel autostradali, purtroppo c'è la possibilità di un incidente, di uno sversamento, come appunto già avvenuto. Si parla anche di chiusura del traforo? Noi l'abbiamo sentita un po' come una minaccia da parte dell'ente Strada Parco. Sinceramente respingiamo questa possibilità, o meglio, basterebbe applicare le competenze che tutti gli enti hanno perché si possa arrivare ad una reale messa in sicurezza, ecco, non solo nominale. Quindi il commissario, che è una figura straordinaria, in realtà, dite voi, non serve perché basta applicare l'ordinario. Già, esatto, ciò che già c'è.